Buongiorno. Salve. C'è un tavolo libero per noi due? Certo, venite. Allora, vado prima io tutto su. Allora, venite, il vostro tavolo è di qua, nella questa sala qui. Questa qui, ecco qua il vostro tavolo. Grazie, signor. Prego. Vieni, tesoro. Arriva, pure. Signora, rimanga là al suo posto. Dove sei? Eccoci. Prendiamo qualcosina da mangiare. Ok. Cosa prendiamo? Non lo so cosa ci sta. Boh. Allora, vado a chiamare in cucina, così. Allora, dove è Matilde? Così prende gli ordini. Eccomi, sta lì. Aspetta, la vado a chiamare. Ok. Matilde, devi andare nell'ultima sala, perché ci sono appena venuti due signori che devono ordinare. Ok, va bene. Vado allora. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo cosa c'è. Noi vorremmo una fetta d'anguria. No, io invece vorrei una pasta al pomodoro. Ok, pasta al pomodoro. Lei, signorina? Un'anguria. Pasta e patate? Sì, dai, sì. Ok. Per dolce un'anguria, grazie. Ok, due o una? Due. Ok. Sì, due. Preso? Melissa! Allora, una pasta al pomodoro, una pasta e patate e come dolce due fette d'anguria. Arrivano subito! Vado a prendere altri ordini. Buongiorno signorine. Buongiorno signorina. Facciamo pasta e sugo. Prendiamo il pomodoro. Pomo. Grazie. Vado a mettere il pomodoro nella pasta che sta cuocendo. Ecco qui. Faccio pasta e sugo. Prendo la pasta e basta. Ecco qui. Mettiamo il pomodoro. Ecco pasta e pomodoro. La impiatto. La metto nel piatto. La metto nel piatto. E adesso prendo anche uno di questi. E gliela vado a dare la signora. Aspetta, nonno, devo fare anche pasta e patate. Ok, inizio a portare? No, altrimenti i signori si lamentano e dicono che non arriva alla stessa ora. Melissa, pasta? I signori si sono lamentati già due volte. Ma sta arrivando, aspetta. Sono impazienti. Sono impazienti. Che ci devo fare? Si vede che sono impazienti. Ma che ne sai che non li stai vedendo? Vabbè. Tieni, nonno. Posso? Ora puoi portare. Sì. Sì, nonno, puoi portare. Che sala? L'ultima, nonno. Ok. Ecco a voi. Ah, finalmente. Meno male. Non ce la facevo più. Pasta pomodoro è mio. Buonissima. E la pasta e patata alla signora? Addio, se quello è mio, di chi è? No. Mangi. Lo dia il piatto, signore. Non è mica suo. Signora, ma che vuole? Sono piatti d'argento! Odora, di che piatti sono? Ma non si vede, signora. Vabbè, dove li ha comprati? Non lo so io. Me ne stavo andando perché praticamente non arriva il mio ordine. Signora, ma lei non ha ordinato, lo so io. Sì, come no. Che è successo, nonno? No, niente, la signora voleva il cibo ma non aveva ordinato. Ok, tieni la. Tieni. Piccola Melissa. Ma perché tutti dite che sono piccola? Non sono piccola. Ho 13 anni. Allora, nonno. Due fette d'anguria. Altrimenti questi si lamentano sempre. Ah no, hanno detto anche il dolce. Questa è la frutta, viene il dolce. Il dolce cake. Ok.
che dolce questo? Sì, fagli un dolce a piacere, hanno detto. Portaglieli, no, no. Ma come te li sei messo? Pure tu li devi mettere così. No! Ma abbiamo un vassoio. Sì, ce l'abbiamo invece. Lo so. Scusami, a nonno. Ma non credo ci entrano tutte e tre le cose. Ovvio che ci entrano. Ovvio che ci entrano, nonno, guarda. Ma questo non ci entra, io volevo mettere questo. Il mio cappello! Ah, mi sono rubata il cappello del signore. Quello è molto bello. Mi piace. Bruttissimo questo cappello. No, tesoro, è brutta! Il mio cappello, ma come sono permessi? Ok, vado a dare sta frutta e sto dolce. Ne sono due di queste cose, le metto così. Ma cos'è questo rumore di cucina? Boh. L'hai detto anche tu, stanno cucinando. Buonasera. Dove ci dobbiamo sedere? Siamo in tre. Venite. Sì. Sono sempre al segnalino. Venite, seguitemi. Sì, seguitemi. Allora, oddio, cos'è questo rumore? Vabbè, aspettate che vi prendo vado a prendere un'altra sedia, eh? Ok. Ecco qua la terza sedia. Grazie. Adesso arriva la ragazza a prendere gli ordini. Grazie mille, però dobbiamo prima decidere. Ok. Allora, sediamoci, venite ragazzi. Prendiamo un bel menù e vediamo cosa ci dobbiamo mangiare. Perché io ho una fame tremenda. Che non mangio da ieri mattina. Mamma mia. Che ti devo fare? Cosa hai fatto? Sono andata a fare shopping. Ah, forse. Nel nuovo negozio. Ah, nel nuovo negozio? Perché ti fai shopping? Sì, gli faccio shopping. Lo sapevo. Tu lo sai. Mamma mia, la gente che fa shopping. Ma che dice? Matilde, devi andare a prendere gli ordini di là. Ok, vado subito. Signora, arriva subito il suo ordine. Un attimo sola. Va bene. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Cosa vorreste ordinare? Io vediamo una bellissima pasta e patate. Ok. Pasta e uovo. Ok. Pasta e pomodoro. Sono finiti i pomodori, signora. Aspetta, non lo so se sono finiti. Tesoro, sono finiti. Tesoro. sono finiti i pomodori. Sì, sono finiti. Ah. Proponi le. Aspetta. Signora. Che ne dici di proporle? Quella pasta col pollo. Pasta col pollo? Sì, ma c'è il pollo? Sì, c'è. L'ho visto prima io. Ah, ok. Signora, potremmo proporle una pasta con il pollo. Pasta col pollo. Mm-hmm. C'è il bacon? Bacon no, signora, però c'è il pollo. Va bene, quella sì, il pollo va bene. Tra quanto tempo ci vuole? 2-3 minuti. Ok, perché okay, sa, noi abbiamo tanta fame. Quindi. Va bene. 2-3 minuti, non vi preoccupate. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Scusi. Sì. Volevo ordinare. Chi? Io. Ah, ok. Voglio una pizza. Dica. Ce ne sono le pizze? No. Allora. Una torta. Sì, c'è. Devo cucinare tante paste, ma non abbiamo molte paste. Vabbè, alcuni volevano il riso. Lo vado a comprare? No, non ti preoccupare, nonno. Facciamo riso, che ne frega. No, ma che chef sei? E facciamo riso. Ehi. Allora, riso e patate sta cuocendo. Allora, riso e patate anche faccio. Sì, mi sembra di sì, ho sentito così. Abbiamo finito la pasta, nonno. Oh, la vado a comprare. Sì, aspetta, metto anche questo. Vai a comprare, nonno. Ho comprato tutto! Ok, nonno, bravissimo. Facciamo pasta. Vedi? Sì, sono bravo. Ehi, pasta. Voglio comprare la pentola! No, ce l'ho. Oh, ok.
No, vabbè, tenevo... Vabbè, l'avevo vista una bellissima, però vabbè. Nonno, pasta e pollo. Sì. Pollo. Aspetta, ma controlla la temperatura dell'acqua, però. Certo. Ok, la temperatura dell'acqua è quella giusta. Ok. Pasta. Queste patate, giusto? Sì, e patate. Ecco qui. E pasta e uovo. Pasta e uovo. Una ricetta. E uovo. Ecco qui. Una richiesta un po' strana. Non l'avevano mai chiesta pasta e uovo. Infatti. Vabbè, sarà meglio così. Aggiungiamolo al nostro menù. Certo. Pasta e uovo. Fatto, aggiunta. Ok. Aspetta, chi ho visto in questa ricetta? Ah, questo dolce. Io l'avevo sentito richiedere da un signore. Melissa, mi hai chiesto un dolce col pesce. E l'ho fatto. Ok, al tavolo 5. Lo porto 5. Direttamente io. Ecco qui, signora. Grazie, oh, grazie mille. Non mangiavo da ieri sera. Oggi non mangia nessuno, signora. Quello non mangiava da ieri mattina. No, aiuto. La pasta è pronta. La pasta è tutta pronta. La pasta è tutta pronta. Le paste sono pronte. Ma non le devo portare io? No, 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 lo faccio io, non ti preoccupare. E io che ci sto qua? Vabbè, portale tu. Scusami, oppure tu cucini e consegni e io ti vado a comprare le cose che mancano. Ok, nonno. Va bene, fai un ruolo in più. Sì, nonno. Contenta? Sì, molto. Ok. Sono molto contenta di fare un ruolo in più. Allora, mettiamo la pasta dentro. Questa è una pasta normalmente. Chiudiamo il forno. Chiudiamo il forno. Cioè, spegniamolo, volevo dire. Allora, mettiamo pasta. Aiuto. Si è tolto l'uovo dalla pasta. Ok, pasta e uovo. Pasta e uovo è pronta. Pasta e patate. Pasta e patate. Pasta e patate e poi. E pasta e pollo. Pasta e pollo. Mettiamo la pentola qui. E le vado subito a portare queste tre paste. Eh sì, perché. Sì, però chiedi anche a Martina che tavolo, perché lei lo sa. Sì, lei lo sa, io mica lo so. Infatti, per questo ti ho chiesto. Ti ho detto dillo a lei. Sì. Aspetta, si è incastrato il piatto qua, ecco. Hai smontato la pasta. scusami, non è il mio... Che chef sei? E non è il mio mestiere. Chi ti ha candidato come chef? Mio, è tuo pa, è il mio padre. Sì, è qua. Sì, io... Ma, sì. Così lo porto. Senza piatto, giustamente. Come lo porto? Senza piatto. E vabbè, allora senza piatto lo porto. Allora, mettiamo questi. A che servono? E questi servono, che devo fare? Nonno, li vado subito a portare questi piatti. Che tavolo? L'ultimo, nell'ultima sala. Ok. Signori, il vostro ordine. Finalmente, meno male che 2-3 minuti. Scusi, avevo un contrattempo. Prima ho sentito che ci ha fatto il riso. Sì, sì. Ma ehi, la pasta è mia! Meglio che me ne vada. Oh, mamma mia, questo ristorante non ci vengo più. Come? È bellissimo, è buonissimo. È orribile. Come? Non veniteci voi, io non ci vengo. È buonissima la roba. È bruttissima. Che buono. Io me ne vado. Io me ne vado perché questo ristorante non è proprio, cioè, è brutto. Perché meno male che avete detto 2-3 minuti, cioè non è chic. Non è? Chic. Chic. E tu vieni nei ristoranti chic. Signore, è mio. Ma questi signori non capiscono. Signora, dammi il tuo piatto. Adesso.
lento. E oro. Vattene. Sì, io me ne vado. Devo pagare? Scusi, sì. Deve pagare. E infatti, oh. Dove va senza pagare? E io vado in cucina. Scusi, Ecco. Signora, la carta non è valida. Come no? No. È valida. No, signora, deve... Se non ha contanti, deve lavare i piatti. E laviamo questi piatti maledetti. Ma tutti hanno la carta. Eh già, tutti ce l'hanno. Non funziona. Sì, funziona. No. Sì, funziona la carta. Va bene, funziona. Vedi, funziona. Ciao. Io sto volando, io volo. Meno male, quella signora se n'è andata. Già, chi la sopportava? Basta, dai. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!